Giuseppe Nicosia, le amministrazioni pubbliche hanno un ruolo cruciale proprio in questa, come dire, nella gestione del meccanismo del consenso. Sono spesso luoghi, proprio per visualizzarli, molto permeabili alla penetrazione, all'infiltrazione, e spesso sono anche crocevia, appunto, di questa, della gestione di questo consenso. Prego. Sì, grazie. Certo, le pubbliche amministrazioni e gli enti locali poco possono fare, possono aggiungere rispetto a questa gran mole di lavoro che ci hanno illustrato soprattutto i magistrati più impegnati sul fronte della repressione e della prevenzione di reati così invasivi che permeano l'intera economia. Però pensiamo che appunto gli amministratori non possiamo restare assenti da questo contesto, non possiamo pensare che lo Stato sia cosa altra e lamentarci soltanto dello Stato che non manda trasferimenti, non ci dà mezzi, non ci dà risorse. Pensiamo che lo Stato siamo noi, una fetta piccola ma importante dello Stato, perché appunto rappresentiamo cittadini e possiamo svolgere sicuramente, se non lavori e se non attività di repressione o di prevenzione di reati, però sicuramente attività di sensibilizzazione, fermo restando che già è importante dirci cosa fare. Beh, intanto è importante, anche se sembrerebbe scontato, stare lontani dai reati e dalla criminalità, e purtroppo non è così scontato, visto che purtroppo spesso leggiamo di nostri colleghi, di amministratori pubblici che prendono la mazzetta per qualunque tipo di favore o di attività amministrativa, e quindi sicuramente una moralizzazione all'interno del circuito amministrativo dell'ente pubblico penso che sia il requisito indefettibile e il segnale positivo che dobbiamo lanciare. Dopodiché una serie di attività che possono essere le più vaste sui temi della sensibilizzazione, con avviso pubblico appunto questi percorsi di legalità che facciamo nei singoli comuni o in forma anche nazionale, questa forma di rete tra enti locali con cui ci segnaliamo le reciproche magari difficoltà o le strategie che poniamo in essere di sensibilizzazione, le attività che nel nostro piccolo possiamo porre in essere. Io posso portare l'esperienza di una città che è una città un po' complessa in Sicilia, perché è una città di quelle medie, non piccolissime né grandi, dove quindi non sono appuntati i riflettori come Palermo, Catania, città ovviamente, Messina, Caltanissetta. Però è una città che nel suo piccolo mostra tante contraddizioni della realtà meridionale, una città che è estremamente dinamica dal punto di vista imprenditoriale, con il più grande ortomercato d'Italia alla produzione, recente appunto protagonista in negativo di attività fortemente repressive e che hanno dimostrato come ci sia un collegamento fortemente ormai stretto tra i vari tipi di criminalità. È una città che rappresenta la Sicilia che produce, quella che appunto spedisce ortofrutta e che ha fatto negli anni 70-80 la ricchezza di questo territorio, la spedisce in tutta Italia, anche fuori all'estero. Viceversa, è una città, le terre che vediamo promozionate benissimo a livello turistico di Montalbano con questa fortunata serie televisiva, quindi una Sicilia positiva che è più ricca, diciamo, di quella stereotipata con la coppola che ormai esiste soltanto in determinati luoghi molto ristretti. Viceversa, è una città che ha visto tra la metà degli anni 80 e la metà degli anni 90 80 e passa morti ammazzati in una guerra di mafia tra Stidda e Cosa Nostra, che ha visto nel silenzio più assoluto praticamente taglieggiati porta a porta tutti gli imprenditori di qualunque tipo, anche quelli estremamente piccoli al dettaglio, al minuto, che appunto non ha sentito la grande pressione mafiosa sui grandi appalti perché non aveva grandi appalti, ma che ha sentito la pressione mafiosa su tutta l'economia, che non è riuscita a svilupparsi bene, non ha creato un'economia della notte per i giovani, perché ovviamente appena si apriva il primo locale c'era subito la bomba se non si pagava il pizzo dietro la sala cinesca, e che ha contato però fortunatamente 1800 arresti per mafia.
Nella relazione che faceva il procuratore distrettuale antimafia di Catania, la procura distrettuale di Catania praticamente la citava come un esempio, purtroppo negativo, non lo possiamo citare come esempio positivo, di una città che al di là della fama che hanno altre capitali della criminalità aveva il più indice percentuale, il maggior indice percentuale di morti ammazzati per mafia di residenti. Ecco che allora penso che ci sia molto da fare in una città come questa, in un territorio come questo, innanzitutto far appuntare i fari, le riflessioni e soprattutto la sensibilizzazione della città. Ed ecco che le città anche diventano, possono diventare, penso, protagonisti di fenomeni di sensibilizzazione. Terminati fortunatamente le estorsioni a tappeto, oggi viviamo le estorsioni che SOS Impresa ha definito quelle delle, con la partita IVA, c'è una forma di estorsione più subdola, più cattiva, ma meno pressante, mentre prima si batteva a tappeto, oggi le grandi operazioni positivissime della procura distrettuale, delle attività di indagini che hanno portato appunto a decimare fortissimamente le cosche mafiose che si dedicavano al pizzo a tappeto, si è riciclata in maniera estremamente però produttiva la criminalità, ecco, con l'estorsione con la partita IVA, ossia il criminale che investe invece, visto che la grande fetta di mercato è quella appunto del mercato ortofrutticolo, che investe nelle cassette dell'ortofrutta, che investe in attività teoricamente legittime, ma ovviamente che cominciano a imporre una fetta di oligopolio su alcune merci che sono smistate quotidianamente. Ed ecco l'indagine degli scorsi giorni che abbiamo letto sulle testate nazionali del sistema di trasporto che si infiltrava nella commercializzazione. Da un mercato da cui partono 300 tir al giorno, penso che appunto c'è stato qua il proprio Paolo Biondani che è stato qualche giorno l'anno scorso al mercato di Vittoria, ha girato e ha fatto una bellissima inchiesta su questi argomenti, anticipava un po' quello che, perché già dall'esterno si vedeva e si notava questa pressione nell'intermediazione parassitaria che poi tra l'altro soffoca quella fetta di economia sana che c'è in quel territorio, che è quella della produzione di prodotti di eccellenza, di qualità, e anche di una commercializzazione che può essere molte volte sana ma che talvolta invece diventa parassitaria e soffocante dell'economia perché impone a livello oligopolistico queste forme di vessazione. Noi abbiamo ovviamente sperimentato a livello di amministrazione tutti i rimedi che ci sono dati non soltanto dalla legge ma anche dalle nostre possibilità, e allora affianchiamo gli imprenditori nella costituzione di parte civile e anche le vittime di mafia. Non basta questo, però è importante far sentire la presenza anche dell'ente comune che si costituisce parte civile. Abbiamo anche avviato dei contenziosi civili nei confronti di tutti coloro che sono stati condannati per fatti di mafia. Fatto che sicuramente non porterà un euro nelle casse comunali. Peccato, dico, non porterà un euro perché ci sarebbe stata la possibilità, ma il pacchetto sicurezza, che cose buone ha fatto, ha però tolto la possibilità agli enti di attingere al fondo di solidarietà per le vittime della mafia, il che per me è una cosa negativa perché ha tolto possibilità e anche interesse degli enti locali, anche di altri enti o associazioni, di partecipare attivamente e proficuamente a processi, ma vi partecipa per un fatto simbolico e morale che è quello di affiancare le vittime di mafia, così come affianchiamo le associazioni anti-racket dandogli sedi di beni confiscati, altro fatto importante, perché traduciamo quello che è il grandissimo lavoro dei magistrati nell'utilizzo poi proficuo di beni confiscati. Certo, sentendo parlare i magistrati che mi hanno preceduto e leggendo quale fatica vi è dietro e quali attività vi sono dietro una confisca di un bene, quale importanza viene attribuita alla confisca del bene, poi mi piange un po' il cuore a pensare quanti anni questo bene giace e continua a giacere, talvolta nella disponibilità ancora dei familiari del criminale, tal'altra poi nella disponibilità del demanio, eccetera, con una prassi che porta ad attendere 4-5 anni mediamente il passaggio dalla confisca alla consegna del bene, e il più delle volte un bene
che ahimè noi ne abbiamo già 8 confiscati, assegnati dal Comune di Vittoria. Molti li abbiamo riassegnati a cooperative e associazioni di solidarietà, per una addirittura abbiamo rischiato personalmente.